tragico incidente poco dopo le 12 sulla strada che collega Valledoria alla Ciaccia. Un uomo, originario di Valledoria, di 90 anni, ha perso la vita a bordo di un motocarro Ape dopo averne perso il controllo, forse dopo aver toccato il bordo di un'aiuola spartitraffico. Il mezzo si è arrestato improvvisamente a causa del fatto che la ruota anteriore è sprofondata nel terreno, così l'uomo ha sbattuto violentemente la testa al parabrezza, morendo sul colpo. A bordo viaggiava un'altra persona di 86 anni, rimasta ferita. Sul ciglio della strada è stato ritrovato, rovesciato, uno scooter che inizialmente ha fatto pensare che l'incidente avesse coinvolto altri mezzi. In realtà si è scoperto solo dopo che la moto si trovava nel cassone dell'Ape. Sul posto i carabinieri di Valledoria e l'ambulanza del 118. Vasto incendio nel pomeriggio di ieri nella zona di Ossi. Le fiamme che hanno tenuto impegnati per diverse ore i vigili del fuoco di Sassari, intervenuti anche con un elicottero, Barracelli, carabinieri e polizia, sembrano partite da un deposito di camion. Il rogo si sarebbe esteso al punto da lambire alcune case e un agriturismo. Attimi di paura proprio quando le fiamme hanno cominciato a correre verso le case. Nessun ferito e situazione sempre sotto controllo grazie al lavoro di squadra che hanno svolto tutti gli uomini in forza per spegnere l'incendio, limitare i danni e garantire la sicurezza degli abitanti della zona. Sono finalmente terminati i lavori riguardanti il sottopasso dell'ex 131 della strada 2 a Predanieda. Sono arrivati ieri collaudi riguardanti le prove di carico che permettono il passaggio delle vetture nel tratto della superstrada che passa sopra la zona industriale. Quindi oggi il prefetto di Sassari, Pietro Giadina, ha emesso l'ordinanza che di fatto chiude i lavori e mette a disposizione degli automobilisti per intero il tratto dell'ex 131 dal chilometro 212-200 al chilometro 213-600, in direzione Sassari-Porto Torres, in prossimità dell'uscita da Santa Maria. Ricordiamo che i lavori erano iniziati, dopo 2 anni di attesa, a fine marzo e sono stati consegnati a fine maggio. Poi i vari collaudi e oggi finalmente la bella notizia, che i disagi a Predanieda sono terminati, sia nella strada 2 che nella parte soprastante. Sassari si aggiudica il premio di Legambiente Comune Riciclone per essere al primo posto in Italia tra le grandi aree con il maggior tasso di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche. Nel 2015 i sassaresi ne hanno riciclato oltre 1 milione, pari a quasi 8 kg pro capite. Una quantità di rifiuto riciclato importante che ha consentito al Comune di Sassari, unico in Sardegna e in Italia, di aggiudicarsi questo ambito riconoscimento. I criteri di valutazione qualitativa hanno riguardato l'area regionale e le corrette gestioni di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, oltre al miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini, mentre il primo termine di confronto ha visto la raccolta pro capite dei rifiuti elettronici nell'area servita e quindi la quantità di rifiuti raccolta rispetto alla popolazione residente. Alla premiazione che è avvenuta la settimana scorsa alla Casa del Cinema a Roma si è presentata l'assessore alle politiche per l'innovazione Amalia Cherchi e ha ricevuto la targa di riconoscimento dalla presidentessa di Legambiente Rossella Muroni. Dedichiamo il premio a Massimo Fresi, ha commentato il sindaco di Sassari Nicola Sanna, il presidente di Legambiente di Sassari recentemente scomparso, che tanto ci ha insegnato per una militanza ecologica, ecosostenibile, fatta di partecipazione responsabile e attiva di tutti i cittadini sassaresi e dell'intera isola. Dopo l'appello dell'Intergremio rivolto ai cittadini affinché i fischi e le contestazioni alla giunta comunale restino fuori dalla discesa di Candelieri nell'edizione 2016 della Farad, si preannuncia una grande novità. Con molta probabilità saranno 12 i ceri che sfileranno da quest'anno. Manca infatti ancora qualche tassello per completare l'iter che permetterebbe ai macellai e ai mercendari di poter partecipare alla festa manna. La richiesta da parte di 2 gremi di poter prendere parte alla discesa trova l'accoglimento della Curia e degli altri gremi, nonché dell'UNESCO, perché si legge dalla motivazione il numero dei ceri non incide sul senso della festa. Come ricorderete, nel 2013 l'UNESCO aveva concesso alla Farada il prestigioso sigillo di patrimonio dell'umanità. Il tassello finale è il sì del Consiglio Comunale, che dovrebbe riunirsi a giorni per discutere la pratica in Commissione Cultura, per poi passare al voto nell'Assemblea Civica. Thank you.
Il Palazzo della Frumentaria si trasforma in un vero e proprio laboratorio di idee per una città accogliente e con la mostra in programma fino all'8 agosto invita ad una riflessione sul tema dell'integrazione in relazione al progetto dello spazio. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Sassari, è organizzata dal Laboratorio Internazionale sul Progetto Ambientale del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari. Ai nostri microfoni il coordinatore dottor Giovanni Maciocco. Progetti dei corsi di architettura e urbanistica del primo anno della scuola di architettura. Sono modelli e disegni che sono stati elaborati durante i corsi e affrontano un tema direi di grande rilevanza, che è quello di riflettere su come le città si adatteranno per affrontare i grandi problemi dell'accoglienza e dell'integrazione. Gli studenti si sono misurati con alcune aree della città di Sassari particolarmente significative, che anche se in situazioni di emarginazione, quasi di esclusione dalle dinamiche urbane e anche degradate, però sono direi strategiche per questa prospettiva che deve darsi la città. Sono le aree di Piazza Mazzotti, di Sant'Antonio, l'ex carceri, la Valle di Rosello, il Fosso della Noce, Piazza Università, l'area della ferrovia, quindi tutta una serie di situazioni sui quali gli studenti hanno lavorato proprio per creare le condizioni propizie per nuove forme di incontro e di cittadinanza. In questo modo credo che l'obiettivo naturalmente di tutti è migliorare le città, ma anche migliorare noi stessi. Al via ieri sera a Sassari l'11ª edizione del Sardinia Film Festival. Fino al 2 luglio, con ingresso gratuito presso il quadrilatero del Polo Universitario di Scienze Politiche in Viale Mancini, tutti i giorni a partire dalle 21 saranno proiettati cortometraggi selezionati per questa edizione. La manifestazione vede in pista i lavori eseguiti da registi di tutte le parti del mondo, compresa la Sardegna, che presenta uno dei suoi alfieri, Bonifacio Angius. Il regista sassarese, autore di Perfidia, presenta il corto Domenica, girato tra Sassari e Portoferro, dove descrive il breve incontro estivo tra una ragazza e un uomo in un momento critico della sua vita. Nel cast Francesca Niedda, Alessandro Gazzale, Mario Olivieri. Ma come ogni rassegna che si rispetti, anche il Sardegna Film Festival quest'anno avrà il suo dopo festival. A partire da oggi, ogni giorno dopo le 23:30 sarà possibile incontrare lo staff del Festival 2016 in Piazza Tola, presso il cocktail bar Il Caimano Distratto. Così, tra un brindisi e l'altro, ci sarà l'occasione per conoscerci e scoprire il festival anche attraverso la proiezione di brevi cortometraggi fuori concorso. A partire da mercoledì, invece, la veranda del ristorante Il Borgo di Torre Tonda ospiterà aperitivo con il regista, una serie di appuntamenti informali con alcuni dei più interessanti autori cinematografici sardi, Enrico Pau, Peter Marcias, Bonifacio Angius, Paolo Zucca, introdotti da Francesca Arca, presenteranno i loro ultimi lavori. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Radio Venere. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che potete trovare i nostri contatti sul nostro sito www.telegi.tv, dove ogni giorno potete trovare anche il nostro notiziario e l'archivio dei notiziari. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, che è appunto Telegi, dove potete trovare il notiziario del giorno e qualche anticipazione sul telegiornale, che poi naturalmente troverete approfondita all'interno del notiziario. La Polizia di Stato ha concluso l'operazione Safety Car, che ha coinvolto tutto il territorio nazionale per contrastare il fenomeno dei furti e delle rapine a danno di auto, motoveicoli ed autocarri. L'operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, si è sviluppata in 3 giornate consecutive e ha visto il concorso di tutte le 103 questure e il supporto dei nuclei dei reparti prevenzione crimine, nonché del personale della Polizia Stradale e di quello della Polizia di Frontiera,
negli ambiti di specifica competenza, con l'impiego di complessivamente circa 2.000 equipaggi giornalieri pari a 4.500 dipendenti. L'operazione ha consentito di recuperare e restituire ai proprietari ben 411 veicoli, tra cui 21 autocarri, e di trarre in arresto 16 persone, nonché di denunciarne 83. A livello statistico si è rilevato che tra le autovetture ritrovate risultano maggiormente presenti le Fiat e le Renault, mentre tra i motoveicoli l'Aprilia. L'autovettura che ha il maggior numero di rinvenimenti è sicuramente la Fiat Punto, mentre il modello di motoveicolo di cui sono stati effettuati più rinvenimenti è lo Scarabeo dell'Aprilia. Con questa notizia io mi fermo qui, naturalmente non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per averci scelto anche oggi e vi ricordo naturalmente che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie! Ma cosa ti ci sei fuggita non lo so chi. Non si può di televisione. Torna Maddalena che ti voglio bene l'altri. Torna che ti voglio bene. Luce di Nisci. Ai Maddalena ti sei fuggita. Ai Maddalena ti sei fuggita. Ma sono mai lasciato e corrotto affuggitato. Ai Maddalena, privo di consolo e di pena. Oh ma cocco, io so che fai te i pugnatini. Ma il voglio di uiuare la catena. Ai Maddalena, ti vedo Maddalena sempre in sogno. In sogno grande. Sei sempre la più bella di Riccarda. Poi penso che soffrendi, so con vignetti che tu mondo. Ai Maddalena. Oh, io Maddalena, mara sotto canto sei mara. A chi non torni non giochi. Non si può dire. Oh, la Maddalena che ti voglio bene. A chi non torna Maddalena, a me che ti voglio mai avere un attimo. No, ah, no, ah. Ai Maddalena ti sei fuggita, oh yeah. Ai Maddalena ti sei fuggita. Ma sono mai lasciato e corrotto affuggicato. Ai Maddalena. Fuggi sto capito di tuo marito. Ma è tu ma co così? Di niente non ha più passo. Dopo un nome amore, un nome cuore al finito. Ai Maddalena, ti vedo Maddalena sempre in sogno. E no, sogno grande. Sei sempre a più bella di ricada. Fai te so con soffrendi, so con pignelli che tu mondo. Ai Maddalena, ai Maddalena ti sei fuggita. Ai Maddalena ti sei fuggita. Ma sono mai lasciato e corrotto affuggicato. Ai Maddalena.
Thank you.